Allora, siamo dentro al Pokémon Caffè. Adesso abbiamo ordinato con questo menu i nostri piatti. Qui ci sono i nostri sacchetti, delle cose che abbiamo preso quando abbiamo fatto la prenotazione prima di venire in Giappone. E adesso vi facciamo vedere un po' il posto e poi così abbiamo ordinato. A tra poco. Qui ci sono le tovagliette, qui ci sono i menu, sì, quello ci sono le varie immagini che possiamo mettere nei caffè latte, insomma, sì, che è tipo cappuccino. E poi qui ci sono i vari menu, come si può vedere, Pokémon latte, vedete, queste sono le cose, questi sono i cibi, i dolci e i drink, eccoli qua. Tanto sì, qua ci sono le cose esposte. Cioè, la statua di Pikachu. Sì, laggiù, eccola qua. Quelle degli starter, appunto, di Galar. Così. Poi là ci sono... E poi andremo a vedere, sì, nel facciamo particolare... Vedere. No, poi è bellino, guarda, inquadra là che ci sono, sì, anche i quadri. Molto bello. Pikachu e Mii. Poi molto, molto belli. Allora, sono arrivate le cose che abbiamo preso. Questo drink di Mew. E poi c'è questo smoothie di Gengar, tra l'altro si illumina qua. Davvero molto molto carino. E poi ci hanno dato questo numero per partecipare a tipo una lotteria, per vedere se si vinciamo qualcosa. Sì. Dopo vi facciamo vedere. Allora, intanto con la lotteria... Abbiamo vinto appunto, sì, Grookey e Scorbunny, perché, sì, è passata la cameriera che aveva un tablet, sì, e c'erano 8 carte di Pikachu, uno ne cliccava una e compariva se avevi vinto, se avevi o meno. Vinto. E niente, abbiamo vinto entrambi, quindi abbiamo ottenuto questi. Sì, e più abbiamo chiesto se potevamo tenere, sì, questo qui che era sulla cannuccia del drink, sì, di Mew, e ci ha detto di sì, quindi sì, ok. Questo abbiamo mostrato l'interno del Pokémon Caffè. Vedere qui le persone si possono fare le foto col Pikachu gigante, veramente molto 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 bello. Qui c'è uno Snorlax che dorme, potete vedere, molto molto carino. Vedete qui, noi eravamo qui all'area Latras con i tre starter, qui poi vabbè ci sono le casse. Altra sezione del Pokémon Caffè con anche quadri su tutta questa parte. Ecco, qui c'è anche un piccolo store all'interno del Pokémon Caffè, come si può vedere, dove uno può comprare anche gli gadgets. Qui, e adesso andiamo fuori. Rieccoci qui, volevamo mostrarvi appunto che cosa avevamo preso. Intanto ci siamo portati a casa appunto le tovagliette. Infatti vedete qua c'è quella di Morpeko con la forma, insomma, pancia piena e pancia vuota. Veramente bellissimo. E poi e abbiamo preso, per l'appunto, abbiamo allora queste due cose che non abbiamo preso lì direttamente, perché la cosa bella del prenotare appunto è che puoi prendere già dei gadget, insomma comprarli con la prenotazione. E quindi noi abbiamo preso questo peluche, insomma anche portachiavi di Pikachu, vedete, molto carino, ecco. Vero bellino, con sì, Pokémon Caffè. Molto simpatico. E poi questo clear file appunto con Pikachu cuoco e cameriere. Sì, che al momento della prenotazione abbiamo trovato già sul tavolo al, sì, nostro posto. Sì, come vi abbiamo fatto vedere appunto nel video precedente, insomma nella serie di video che avete appena visto, ci hanno lasciato la busta con all'interno le cose che avevamo già acquistato, ecco. E che dire, allora... a noi ci è piaciuto il Pokémon Caffè, sì, devo dire che era molto carino e fatto bene, perché per l'appunto diciamo che le decorazioni abbellivano appunto tutto il locale ed erano appunto a tema con le statue dei vari starter, Pikachu e Eevee. E poi c'erano tutti i vari quadri, era appunto, uno si aspetta un caffè a tema e quello è stato. Molto poi bello. C'è da dire che è personalizzato tutto, da appunto i pasti e le bevande
Ah, ci è piaciuto che non sapevamo che ci fosse questa specie di lotteria dove ti Sì. davano appunto anche questi, Questa diciamo, specie di sottobicchieri, insomma, sì, in regalo. regalo. Quindi la nostra esperienza è stata molto positiva. Poi, chiaro che una precisazione abbastanza ovvia, ma io consiglio questo posto ai fan Sì. perché chiaramente. Noi per le cose che abbiamo preso ci sono piaciute questi drink, non abbiamo provato chiaramente tutto il menù, però uno ci va appunto in quanto fan per ricevere dei pasti a tema, i gadget, essere circondato appunto dai Pokémon che ama tanto. È chiaro che se a uno gli interessa, cioè non più di tanto, Sì. magari allora gli consigliamo appunto di andare a mangiare in un altro posto, ecco, però per noi per quanto Sì, ci è piaciuto. riguarda sia quel che abbiamo preso, sia a livello di esperienza, lo consigliamo decisamente, Sì, ecco. è consigliabile anche appunto prenotare parecchio prima, un mesetto prima rispetto a quando avete intenzione di andare, perché è un locale molto frequentato. Sì. Dai fan. Quindi ragazzi, questo era il nostro video su Pokémon Caffè. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, commentate, condividete. Se volete, iscrivetevi al canale. Io vi ricordo in descrizione link del canale Telegram e del Japan Shopping Service. Un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao ciao! Ciao!